preghiamo. O Dio, che hai chiamato il beato Giustino Maria, sacerdote, a suscitare generose risposte alla tua opera di santificazione universale, concedi anche a lui, per sua intercessione, di scoprire e vivere fedelmente la nostra vocazione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Lo Spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai poveri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di grazia del Signore, il giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti gli afflitti, per dare agli afflitti di Sion una corona invece della cenere, olio di letizia invece dell'abito da lutto, veste di lode invece di un cuore mesto. Parola di Dio. Canterò. Spirito per mezzo del vincolo della pace. Un
solo corpo e un solo spirito, come la sola e la speranza alla quale siete stati chiamati, quelli della vostra vocazione. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio Padre di tutti, che al di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti. A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo, ed egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri, per preparare i fratelli a compiere il ministero allo scopo di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino all'uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo. Parola di Dio. In quel tempo il Signore designò altri 72 discepoli e li inviò a due avanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Andate, ecco, io vi mando come agnelli in mezzo a lupi. Non portate borsa, né sacca, né sandali, e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite: pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che ama, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all'altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano, e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio. Parola del Signore. Gloria a Dio Cristo.
Fratelli e sorelle, una gioia immensa stare qui un'altra volta in mezzo a voi. Ormai è un appuntamento annuale, 5 agosto, 3 giorni dopo la festa del Pio Transito di Don Giustino, che come sapete è il 2 agosto. E mi fa piacere che questa data per noi si diventi un appuntamento annuale qui a Lugusati. Guarda caso, il giorno della Madonna della Neve, Don Giustino così devoto della Madonna. Possiamo rinnovare questo impegno? Ogni anno Don Giustino si occupa. Grazie per questa opportunità e grazie per darci a noi l'opportunità di celebrare con voi il grande fondatore, il Beato Giustino Maria Russolino. Cosa possiamo ricordare? Certo, non sono venuto soltanto per un ricordo di un fatto passato. Tutti voi sapete che Don Giustino è passato a Lugusati più di una volta, ma non è passato nel senso di essere soltanto un appuntamento rimandato alle storie passate. Don Giustino rimane, non possiamo più dire, non possiamo più sentire la voce di Don Giustino o nostalgia di Don Giustino, forse della sua presenza fisica sì, ma Don Giustino continua più presente che mai. Dal momento che la Chiesa lo ha detto che è beato, dal momento che la Chiesa lo riconoscerà, e vogliamo che sia il quanto presto possibile santo, possiamo dire lui continua a ricusare, non possiamo più separare, non possiamo più dire non è presente. E questa è la comunione dei santi che noi professiamo, è questa certezza che noi abbiamo. L'ultima preghiera di Gesù, Padre, prego per loro perché loro siano uno con me, come io sono uno in te, siamo una cosa sola, una cosa sola. Possiamo dire che Don Giustino, che è sempre vissuto per Dio, sempre vissuto nel cuore di Gesù, ogni momento che cercava, cercava di intensificare, ogni momento che viveva, cercava di intensificare sempre di più questa comunione con la Trinità. Che cosa è Don Giustino oggi? Un uomo sacerdote assolto, totalmente assolto dalla misericordia, dalla stessa persona della Santissima Trinità. Ha desiderato tutta la vita, ha voluto tutta la vita, ha chiesto tutta la vita di essere una cosa sola con la Trinità Santa. E noi, da cristiani, crediamo che il momento della sua morte, non per caso, celebriamo il giorno di Don Giustino, il 2 agosto, noi professiamo che in quel giorno Don Giustino è stato accolto. E perché accolto della Trinità è presente in mezzo a lui. Cosa avrà detto Don Giustino nella vostra ricusante? Ha predicato, ha detto tanto certamente, ha parlato della parola di Dio, perché era un apostolo della parola di Dio, ha testimoniato, poteva pure tornare a pianura senza dire niente, la sua stessa presenza è stata già una testimonianza della presenza di Dio in mezzo a lui. Certamente ha detto quello che diceva a tutti noi, alle sue suore, ai suoi religiosi e alla gente di pianura, per un saluto indimenticabile e oggi più necessario, più attuale che mai. Fate santo. Qual è il bisogno più grande della Chiesa? Diceva Giovanni Paolo II, continua ad essere i santi. Fate santo. Perché insisteva Don Giustino in questo auguri giornaliero della sua esistenza? Perché è l'unica cosa necessaria. Lui stesso diceva, santo davvero, tutto il resto è zero. Qual è il santo che noi concepiamo nella nostra mente? Quando diciamo fatti santo, che cosa pensiamo noi? Qualcosa di difficile, qualcosa di impossibile, un stato di vita riservato a poca gente, qualcuno che è nato già segnalato per essere santo? Assolutamente no, assolutamente no. Il santo è colui che vive con coerenza il suo battesimo. Quando dice, quando Don Giustino diceva fatti santo, certamente non ha immaginato nessuno di noi occupando gli altari come una statua. Lui non ha mai voluto, diceva della sua santità di vita che nessuno mai sappia della possibilità che anch'io diventi santo, soltanto tu, ossia il nascondimento, l'umiltà. Però allo stesso tempo proponeva a tutti noi questa unica cosa che realizza la vita umana. Fatti santo, ossia vivi con coerenza il tuo battesimo, cerca di avvicinarsi quotidianamente al Signore, non conformare la tua mentalità con la mentalità di questo mondo, una mentalità chiusa, una mentalità egoista, non conformatevi con un tipo di vita per cui tu non sei stato
risponde alla tua prima chiamata, risponde alla chiamata originale di essere sempre in comunione con Dio. E perché in comunione con Dio? In comunione anche con i fratelli. Qual è la ragione perché Gesù è venuto in mezzo a noi? Qual è l'obiettivo dell'incarnazione di Gesù? Perché è venuto? Proprio per richiamarci alla santità, per richiamarci alla nostra vocazione originale. Dio non ha creato nessuno per la perdizione, Dio non ha creato nessuno per stare lontano da Lui. Perché per questo ha messo in noi un po' della sua somiglianza, della sua immagine, per dire la via è questa, è la via della santità, non c'è un'altra possibilità di essere felice. Chi è il santo? È la persona felice. E chi è la persona felice? È la persona che trova in Dio la ragione della sua esistenza. Allora non esiste età della vita che non sia un chiamato alla santità, non esiste età della vita che sia noiosa, che sia inutile, assolutamente no. Se viviamo in comunione con Dio, se viviamo in comunione con la Trinità, possiamo essere sicuri, la vita c'è un senso, la vivo felice in qualsiasi condizione, la vivo felice in qualsiasi stato che il Signore mi chiama. E questa è la santità che non giustizia ci vive, e di nuovo oggi a ciascuno di noi, la santità di vivere coerentemente e con gioia il battesimo che noi abbiamo ricevuto, dono della Santissima Trinità. Ecco perché la voce di Don Giustino continua a risuonare a Mitrosate, e non sarai mai tardi per ripeterla, non sarai mai fuori uso, non sarà mai, perché ribadisco, la santità è il bisogno più urgente della Chiesa. Voi sapete molto bene che non sono santo e capace di rivoluzionare il mondo. L'opera di Don Giustino, cominciata a pianura, non è rimasta a pianura, perché la convinzione di questo uomo che tutti erano chiamati alla santità, la predica di quest'uomo sempre rivolta alla santità, sempre invitando tutti quanti alla santità, la sede che questo uomo aveva che tutti noi potessimo raggiungere questa divina unione. Che cos'è questa divina unione? Questa comunione con Dio. La vita cristiana non può essere fatta di superficialità, non possiamo contentarci con una messa domenicale come se fosse precetta ad essere osservato, non possiamo contentarci con una parola ascoltata oggi e domani dimenticata, non possiamo contentarci con il pouco. È perché Don Giustino ci invitava sempre a di più, sempre avanti, a correre, a volare, a non fermarsi mai, ad accendere, a stare sempre in continua ricerca del volto di Dio. Questo è l'invito della Bibbia, questo è l'invito rinnovato a tutti noi dal Beato Don Giustino. E questa è la santità di vita per tutti, dal momento che tu credi che la santità è anche per te, tu puoi cominciare a sviluppare il percorso che ci porterà alla santità di vita e alla fine alla divina unione. Che altra parola deve Don Giustino ha detto qui, quello che diceva tutti noi con il suo saluto Gesù Maria Giuseppe? È bello vedere quando arriviamo nelle parrocchie vocazioniste, nelle scuole delle scuole, quando i bambini ci salutano, e volta solo loro a salutarci prima, Gesù Maria Giuseppe. Sembra una cosa data per scontata, sembra così normale, invece non è. Ad una famiglia così sfacelata come abbiamo oggi, ad una famiglia divisa, che non trovano più il cammino della serenità, che fanno fatica in un amore che sia per sempre, che non vogliono più sapere dell'impegno definitivo, oggi più che mai è necessario ricordare. Quando tu dici Gesù Maria Giuseppe, stai dicendo c'è una famiglia in cui Dio ha abitato, c'è una famiglia in cui Dio crede, c'è una famiglia che è proposto anche a noi come modello di vita, c'è una famiglia che è stata capace di essere fedele nella prova, nei momenti della gioia, non soltanto quando la vita sembrava facile di essere vissuta, in tutte le occasioni, perché una famiglia sostenuta dalla Trinità, una famiglia sostenuta dalla Divina Provvidenza, una famiglia edificata e fondamentata nella preghiera, nella fiducia continua. È possibile, basta credere, è possibile, però bisogniamo anche noi rispondere alla chiamata di Dio. Lo sforzo umano è tanto quanto necessario, quanto l'iniziativa di Dio. Non possiamo mai separare. È certo che Dio vuole la famiglia santa, è certo che Dio continua a volere una famiglia santa, è certo che Dio continua a proporre la Santa Famiglia come esempio di famiglia, però noi dobbiamo credere, dobbiamo costruire, non dobbiamo cedere alla mentalità di questo mondo, non dobbiamo dire tutti fanno così perché non possiamo fare le stesse cose. Dov'è allora la forza del Vangelo? Dov'è l'invito di Gesù a fare diversamente?
dov'è l'invito dell'Apostolo a non conformarci con la mentalità di questo mondo? Ad ogni Eucaristia che noi celebriamo non vogliamo rafforzare la nostra fede. Ad ogni Eucaristia che noi celebriamo noi vogliamo impegnarci per vivere questa Eucaristia nel quotidiano della nostra esistenza. Ecco, soltanto due parole, due frasi di Don Giustino, ma se noi le accogliamo con fede saremo capaci anche noi di vivere la novità del nostro quotidiano. Attenzione, non invecchiate il vostro quotidiano, non tornate il vostro quotidiano noioso. Non è possibile per un cristiano vivere da noioso, come se nessuna novità fosse più possibile, come se niente di nuovo fosse più possibile. Quasi una conformità meschina con la mentalità di questo mondo. Non possiamo e non dobbiamo, perché la forza del Vangelo, la forza dell'Eucaristia rinnova totalmente la nostra esistenza. Voglio tornare qui nel prossimo anno, con la grazia di Dio, se io parlo. Prima perché abbiamo degli eventi speciali. Come sapete, il 2015 sarà dedicato alla vita consacrata. Qui abbiamo tante religiose, non soltanto alla presenza delle suore vocazioniste qui alle Cusate, ma anche degli altri paesi qui vicini. Vogliamo ringraziare il Signore con Don Giustino per il dono della vita consacrata. Vogliamo ringraziare il Signore per il consacrato che è stato inviato, che non si è accontentato soltanto di essere consacrato di Dio, ma ha indirizzato migliaia, centinaia di giovani a rispondere coerentemente il loro battesimo. Vogliamo dire, Signore, rinnova nella tua Chiesa, rinnova nella tua Chiesa il grande dono della vita consacrata. Poi vogliamo ricordare i 60 anni nel prossimo anno del Pio Transito di Don Giustino in cielo. Vogliamo, noi cerchiamo degli eventi per fare sempre più presente dentro a voi la vita di questo grande uomo. Poi mi sembra che Don Giustino è venuto qui la prima volta nel 1935, così ora saranno 80 anni della sua prima presenza alle Cusate. Allora possiamo tornare il prossimo anno, sì? Per commemorare insieme, per dare grazie a Dio insieme per tante cose belle che il Signore ha realizzato nella nostra esistenza. Va bene? Poi un grazie a voi, continuate a fare presente Don Giustino. Attenzione, passa la parola. Tra di voi è stato un uomo che ha lasciato un segno che non passerà mai, perché è venuto qui per ricordare l'amore di Dio per noi, è venuto alle Cusate per ricordare che la santità è l'unica cosa possibile. Ha fatto effetto la sua parola, perché di qua tante religiose hanno risposto alla chiamata di Dio, anche i religiosi hanno risposto alla chiamata di Dio, sacerdoti certamente toccati di quella presenza della parola di Dio, che quando trova un santo che crede rafforza sempre di più la nostra fede. Grazie per continuare a sostentarci, a sostenerci con la vostra preghiera, una preghiera certamente che non si è chiusa dentro dei nostri propri bisogni. Quando Papa Francesco dice la Chiesa deve uscire, sta dicendo a tutti quanti. Quando dice la Chiesa deve partire, la Chiesa non deve chiudersi in se stessa, sta dicendo a tutti noi. Una persona di 80 anni, di 90 anni può pure dire, ma dove vado io? Non si tratta soltanto della partenza fisica. Pure la nostra preghiera, lo stesso Papa Francesco dice, pure la preghiera deve volare, pure la preghiera non deve essere chiusa nelle mie proprie richieste, pure la preghiera deve essere universale, pure la preghiera fa i suoi effetti dove Dio vuole, dove Dio vuole. Voglio ringraziare il gruppo delle cooperatrici che qui alle Cusate pregano quotidianamente per le nostre vocazioni. Ho la gioia di dirvi che quest'anno abbiamo avuto, o avremo, perché mancano 12 che saranno ordinati il 20 settembre a Pianura, con loro raggiungeremo la somma di 30 novelli sacerdoti vocazionisti dell'anno giustiniano, perché quando si prega Dio risponde, quando si prega Dio risponde. Continuate a pregare, continuate a sostenerci. Il Beato dal Paradiso continua a sostenerci tutti voi, con la sua preghiera, con il suo amore per le vocazioni, con il suo amore per la Chiesa, con il suo amore anche per voi, di ricusati che aveva un posto bello nel cuore di Don Giustino. Gesù, Maria, Giuseppe. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e
un crocifisso per il nostro posto di morì e fosse il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture e sapete che il cielo siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nel mondo per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credi nel Spirito Santo che il Signore è la vita e procede al Padre e al Figlio perché il Padre e il Figlio è il Padre glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una santa cattolica e apostolica professo il suo battesimo per il perdono dei peccati aspetto la risurrezione dei morti e la fine del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, uniti nella liturgia di lode, invochiamo un Dio nostro Padre, perché per l'intercessione del Beato Giustino Maria ci aiuti a vivere in santità e giustizia la vocazione alla quale siamo stati chiamati. Preghiamo insieme e diciamo: santifica il tuo popolo, Signore. Santifica il tuo popolo, Signore. Tu che per mezzo del tuo Figlio hai scelto gli Apostoli e li hai chiamati ad un servizio esclusivo alla causa del tuo regno, concedi a coloro che oggi chiami al ministero ordinato e alla vita consacrata un'adesione pronta e gioiosa. Preghiamo. Santifica il tuo popolo, Signore. Tu che con la Pasqua del tuo Figlio hai consacrato il Cristo sommo ed eterno sacerdote, fa che non manchino santi e sapienti sacerdoti alla tua Chiesa. Preghiamo. Santifica il tuo popolo. Il tuo Figlio Gesù è stato obbediente al Padre fino alla morte di croce. Dona al mondo di oggi donne e uomini consacrati alla testimonianza della radicalità evangelica. Preghiamo. Santifica il tuo popolo, Signore. Tu che nel Beato Giustino Maria della Trinità ci hai dato un esempio di santità, continua attraverso di noi l'opera da lui iniziata. Preghiamo. Santifica il tuo popolo, Signore. Tu che hai costituito il Beato Giustino Maria della Trinità apostolo delle divine vocazioni, benedici il tuo popolo provvedendo operare per la tua messe. Preghiamo. Santifica il tuo popolo, Signore. Per i religiosi vocazionisti defunti, fra Giovanni, Suor Leontina della Santissima Trinità, Suor Lucia dello Spirito Santo, Suor Assunta di San Giuseppe, Suor Concetta dell'Incarnazione, Suor Raffaella del Bambino Gesù, Suor Maria di Gesù Ostia, Suor Giuseppina di San Paolo, Suor Anna dei Santi Martiri, Suor Giovanna di San Giuseppe, Suor Teresa del Cuore di Maria, perché il Signore, che dispone i tempi del nascere e del morire, li accolga nella pace della Santa Gerusalemme. Preghiamo. Santifica il tuo popolo, Signore. O Padre, che nel Beato Giustino Maria hai seminato nelle vie del mondo il tuo amore, e hai dispensato la gioia della tua volontà e il trionfo della tua gloria, risveglia nel nostro cuore lo zelo delle vocazioni alla vita religiosa e sacerdotale, e grande nel mondo intero lo splendore della tua santità, per Cristo nostro Signore. Amen.
sacrificio eucaristico che proclama la tua gloria, ci ottenga la salvezza eterna per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Mistero della fede. Amen.
mangerò umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rena perfetta dell'amore, in comunione del nostro Papa Francesco, del nostro Vescovo Angelo. Ricordati di questi due figli che nello spirito hanno seguito il beato Giustino Maria, fra Giovanni, Sor Leontina della Santissima Trinità, Sor Lucia dello Spirito Santo, Suor Assunta di San Giuseppe, Suor Concetta dell'Incarnazione, Suor Raffaella del Bambino Gesù, Suor Maria di Gesù Ostia, Suor Giuseppina di San Paolo, Suor Anna dei Santi Martiri, Suor Giovanna di San Giuseppe, Suor Teresa del Cuore di Maria, e come per il cortesimo la invita alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendili partecipe della sua risurrezione. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e ancora ricordiamo in questa Eucaristia i defunti Vincenzo, Delfino, Anna Maria, Gaetano, Giovanni e Giustino, e tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza a metterli a godere la luce del tuo corpo. Di noi tutti apri misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, il suo castissimo sposo, con gli Apostoli, San Marco, il Beato Giustino Maria della Trinità, e tutti i santi che in ogni tempo di e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli. Thank you.
stati alla cena del Signore e con l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Oh Signore. Grazie.
l'anno prossimo, proprio perché c'è questa occasione, no? Il 60esimo e l'80esimo, ecco allora cercheremo veramente di fare una festa ancora più solenne di adesso, va bene? Buonasera a tutti. Leopoldo Rizzuti proviene dalla caserma di Persano, Massimo D'Angelo dalla
e saluta infine tutte le associazioni presenti, tra cui le Musate del Mondo, UMTV e Cilento Emergenza. Speriamo e preghiamo di continuare questo cammino insieme ancora per molti anni e con gratitudine il popolo di Musate si dispone a partecipare con gioia alla solenne celebrazione e benedizione che avremo dal Padre Generale. Grazie ancora anche a voi per la disponibilità. Sarà prima incensato dal sacerdote e poi ci metteremo in fila per poterla venire.